In occasione della giornata internazionale delle foreste, della giornata mondiale della poesia, Muse, Museo delle Scienze, Bosco dei Poeti e Trento Poetry Slam, la poetessa agrigentina Gloria Riggio si è aggiudicata il primo premio con l'opera Maddalusa. Seguiamo un contributo video. Lo vedo inquadrata da una porta a vetri, la... Sì. La più giovane della serata, anche la più a sud, quella che viene da più lontano, che è invece venuta apposta dalla Sicilia. Assolutamente, ha usato sì. un'autorizzazione speciale sì, per venire. Quindi adornata da una treccia con fiocco e cappotto nero, scarpe abbinate con la sua felpa. Esattamente, si sta avvicinando Gloria Riggio, poetessa siciliana famosa. Pubblica, fa un sacco di cose, Gloria. Non lo diciamo. Lasciamo perdere. Come dicono a Catania, the floor is yours. Oggi è una bellissima giornata. È il giorno internazionale della poesia, è il giorno contro le discriminazioni razziali, è la giornata per la tutela del ricordo delle vittime di mafia ed è anche la giornata internazionale delle foreste e degli alberi. Io ho molto pensato a tutti gli elementi costitutivi degli alberi, dalla corteccia alle fronde, e ho deciso di parlarvi di radici, il che mi consentirà in qualche misura di parlare di ognuno di questi temi. Ecco, delle mie radici in particolare, il che è curioso perché nel posto da cui vengo io, Agrigento, le radici non sempre affondano nella terra, più spesso affondano nella sabbia. E questo avviene in particolare in un luogo che è a me molto caro, ovvero la spiaggia a pochi passi dalla mia casa. Questa spiaggia è costeggiata da un fitto bosco di alberi, di fiori, di sempreverdi. Nel 500 dovevano essere prevalentemente mandorli, perché l'ingegnere che ne scrisse in un trattato etnografico riportò il nome di Mendolosa. Poi nei secoli si trasformò e divenne Maddalusa.